sarò presente al convegno di Condominio Solution del 31 marzo. Ringrazio di avermi invitato, in effetti è un tema di cui io mi occupo e di cui sono anche appassionato, che è quello dell'etica applicata alla professione. Io mi occupo di consulenza aziendale e dell'applicazione dell'etica nelle organizzazioni, negli ambiti sociali, nella convinzione che l'applicazione, l'esercizio dell'etica consente una sostenibilità di questi ambiti e che quindi non è una perdita, ma anzi è un valore aggiunto. Mi sono appassionato nel tempo, ho approfondito questi argomenti negli ultimi 10 anni. Di questo sono anche docente in un corso di etica della professione al Politecnico. Ecco, io credo che sono lieto di partecipare a questo convegno perché sono convinto che l'ambito del condominio sia davvero cruciale rispetto al tema dell'etica e della sostenibilità, perché è il primo livello sociale al di fuori del nucleo familiare in cui si esercita l'arte dell'etica per la convivenza e l'armonizzazione di soggetti e nuclei familiari che magari hanno consuetudini, valori, credenze, quindi comportamenti anche diversi e che devono trovare un modo armonico di convivere. Quindi il condominio è davvero un punto di osservazione molto interessante e anche molto concreto. Quindi parliamo davvero dell'etica come comportamento, quindi non ci affidiamo solo ai massimi sistemi della filosofia, ma penso che riusciremo anche a essere concreti. Trovo anche molto interessante il fatto che sul tema del condominio, Condominio Solution abbia inteso far convergere diverse figure professionali, quindi diversi professionisti, dagli amministratori, gli avvocati e tutti i vari professionisti che convergono su questo argomento con competenze diverse, perché è proprio lì, nell'uso delle competenze distintive di ogni professione, che emerge il valore aggiunto dell'etica. Quindi mi auguro che sarà anche un'occasione di utile confronto.